però ogni tre sagrantino qualcos'altro devo bere. E questi vini qua, io mi ricorderò sempre una volta, venuto qua giù, ho fatto la passeggiata sui Monti Sibillini e finito quello, ero andato a Bevagna, c'erano le gaide e c'erano le cantine e c'era il vino lì della cantina, mi sembra fosse Tanti, ma non mi ricordo chi era. E lì era buonissimo, servito a temperatura giusta ed era proprio rosso di Montefalco. E mi ha dato una sensazione di proprio questa di grazia, di levità, di piacevolezza, che non aveva niente poi dell'aggressività che uno invece può trovare nel sagrantino. E quindi che familiare è? Ah, nella famiglia? Nella famiglia. Nella famiglia giustamente potrebbe essere, questo sono. Beh, questo comunque. Beh, questo potrebbe essere anche la ragazza ha avuto un'adolescenza difficile, che poi invece si è sposata presto, famiglia, si è sistemata. Poi questo ragazzo comunque un po' che sembrava un po' burbero, al babbo non piaceva di sicuro, poi aveva ragione lei. No, ieri ho sentito un'altra storia che invece poi aveva ragione il babbo. E a questo povero babbo gli è rimasto il cane che lei aveva regalato alla figliola, poi si sono lasciati, ma il cane non ce l'aveva la figliola, lasciato al babbo. Quindi aveva ragione, in questo caso è andata bene, diciamo matrimonio che è finita bene e si sono capiti. Ecco, quindi andiamo adesso a quella sarebbe una famiglia della famiglia, perché insomma qui siamo Giampaolo Tabarrini e appunto adesso il ragazzo proprio di famiglia un po' particolare. Comunque quattro generazioni, Giampaolo è quello che ha, diciamo, alzato molto l'asticella sia di qualità ma anche di scommessa, perché insomma si è passato la sua cantina, un progetto abbastanza faraonico per il territorio, ma sicuramente ecco Giampaolo ha fatto un'altra cosa. Nel momento in cui tutti smettevano di fare il sagrantino, magari andavano verso un super sagrantino, un sagrantino riserva, lui se ne esce sul mercato con tre sagrantino diversi, tre più diversi, molto diversi tra loro, ma tutti e tre molto in alto su tutto quello che è la componente che dà fastidio del sagrantino, quindi il tannino, l'alcol, l'aggressività. Ora, per non farci mancare niente, abbiamo messo anche quello più accigno qui, perché altri sono più approcciabili. Questo è veramente la piccola peste, insomma la grande peste della famiglia, chiaramente argilla, chiaramente il, però dei tre, che l'altro è il Campo alla Cerqua, questo normalmente è quello che viene considerato meno perché è quello però di cui Giampaolo si rispecchia forse di più, quello il colle alle macchie, sì. Alle macchie. Beh, ecco, ripercorriamo un pochino la storia del sagrantino. Il sagrantino, ecco, se il sangiovese c'è da tempo gli etruschi e anche il nome Sanguis Iovis sembra derivi da Giove, quindi insomma da una mitologia pagana, il sagrantino ha deciso di legarsi fin dall'inizio al mondo cattolico, a San Francesco, alla sacralità più recente. L'origine del sagrantino, quella che è più bella da raccontare, è quella insomma di questo concilio dei francescani di tutto il mondo, che nel 1452 effettivamente si tenne in queste zone, e quindi questi francescani da tutte le parti del mondo, ognuno di loro si portò un souvenir. Qualcuno sembra si sia portato una barbatella di ossaperavi, un altro vitigno simile dalla Georgia, e che abbia attecchito qui e che sia, diciamo, poi sia disceso il sagrantino di oggi. Sia com'è, l'origine sicuramente un'uva a sé stante che è stata analizzata in tutti i modi possibili e immaginabili. Effettivamente a livello di contenuto di tannini, di polifenoli, è se non quella il record del mondo di polifenoli, e anche il vino in teoria che fa più bene, sapete che il famoso rasperatrolo, no? Questo polifenolo che protegge, abbassa il colesterolo, e insomma io dovrei avere solo sagrantini, cioè, ma tipo 2 litri al giorno, magari parte il fegato ma il colesterolo si abbassa. Quindi comunque, a parte quello, ecco, se il vino rosso fa bene, il sagrantino fa bene due volte, perché è un vino più concentrato ed è un vino che ha molti più polifenoli. Quello lo si vede ovviamente dal colore, che è un colore che sfocia spesso nel blu,
blu notte, non è nemmeno sufficiente dire porpora, rosso, è veramente oscuro, oscurissimo. E quindi la sua caratteristica è questa tonicità, tant'è che, e lo vedremo dopo, storicamente era sempre stato fatto dolce. Questo vale un po' per tutti i grandi vini italiani, anche il Nebbiolo, il Barolo era dolce fino a ai tempi di Cavour, tantissimi vini insomma hanno avuto un'evoluzione da dolce a secco, quello perché prima si è sempre bevuto dolce, si beveva sempre dolce a tavola, cioè, in realtà anche ora si beve dolce perché la metà delle persone di questa terra pasteggia con la cola, quindi in realtà comunque si continua a bere dolce, semplicemente non c'è l'alcol. Ma la cola è il meno peggio, c'è dei succhi di frutta. Con la striscia la solforosa, invece la cola almeno solforosa ce n'è poco. Comunque, quindi ecco, questa dolcezza che era importante per l'uva come il Sagrantino perché bilanciava il tannino, infatti il Sagrantino storicamente è sempre stato un vino dolce e la terminologia sacro, Sagrantino deriva dal sacro e quindi sempre legato o a Natale, a Pasqua, o a un'occasione speciale in cui si apriva una bottiglia ed era una bottiglia dolce, la bottiglia che veniva regalata al mezzadro, al padrone, oppure anzi le bottiglie che il padrone voleva dolci e il mezzadro si teneva quelle altre, come succedeva molto simile a come succedeva a Valpolicella, con il recioto della Valpolicella da cui è scappato l'amarone, anche qui si può dire che in qualche modo il Sagrantino sia scappato. Più recentemente, perché in quegli anni lì, appunto gli anni 80 e 90, si cercava un grande rosso, cercava di fare grandi rossi e il Sagrantino era pronto, bisognava solo trovare il modo di addomesticarlo, e se non hai un addomesticatore come il Sangiovese, come fai a prendere? C'è una mia amica che descrive sempre il Sagrantino come è quel ragazzo un po' che dice no, ma guarda, non so lascio stare, un figlio di buona donna, non ti ci mettere insieme, però è bello, affascinante, capello lungo, un po' e quindi vabbè dai, io ci esco, poi ci esce una sera e effettivamente mi tratta male, tu dici non ci esco più, però forse, però tutte le volte lo vedi, ti rimane, ecco, il Sagrantino è quel tipo lì, è il tipo che non, quando lo annusi, quando lo vedi non puoi non girarti, non puoi non rimanerne colpito, rimanerne affascinato, però poi quando lo bevi, quando lo assaggi, obiettivamente, insomma, non dico ti prende a schiaffi, però magari il primo sorso no, ma il secondo e il terzo senti la bocca come chiaramente si asciuga. Sempre se mia amica dice vabbè, poi per 2 giorni non uso più la R, non posso usare la R, però va bene, me lo faccio passare, perché effettivamente effettivamente questo lato componente tannica è forte, decisa, però è anche vero che in un mondo di vini purtroppo tutti uguali o tutti in questo momento piacevoli, beverini, colti molto prima per evitare appunto l'alcol eccetera, alla fine si assomigliano tutti e nessuno mantiene il suo carattere, cioè è inutile, oggi si trovano dei Barolo che sembrano appunto dei vini da osteria, si trovano dei Amarone che si bevono tutti i giorni, dei Brunello e Montalcino freschi e saporiti, ecco, ma che senso ha, no? Ho capito che la gente vuole quelli, ma sicuramente le persone saranno in grado anche di stabilire cosa ci hanno voglia in un certo giorno e una certa ora. Il Sagrantino da questo punto di vista è abbastanza emblematico, quindi a livello di profumi, ecco, è interessante assaggiarlo dopo il Rosso di Montefalco, quindi questo è ovviamente in piccola componente dei profumi li sentivamo anche lì, ma questa nota di amarena, questa susina, questa prugna, questa nota di quasi di cipria, quasi è talmente dolce, e poi ricorda anche la pesca sciroppata, non tanto il fatto pesca, ma proprio lo sciroppo di l'intensità aromatica. Poi anche qui le note, il pepe nero, note, qui fa anche un bel passaggio in legno, qualche nota di tostatura, qualche nota di cacao, qualche nota di anche qualche nota ferrosa, nota di ginepro, nota di sottobosco, le resine, il un po' di balsamico, non ce lo trovi tu, eh? Balsamico sì, questa nota, tra l'altro se lo usate al di là che magari anche l'alcol, ma stuzzica anche il naso, sì, sicuramente un po' di eucalipto, un po' di timo, un po' questa nota è meno male, viva Dio, c'è il balsamico perché chiaramente il fruttato, infatti rispetto, secondo me Sagrantino rispetto a altri vini primitivo, l'amarone, che sono molto dolci, lì la componente balsamica è meno presente e tendono ad essere più piatti. Sagrantino non è mai piatto, cioè il naso sicuramente per un degustatore starebbe giornate a
a decantartelo, perché effettivamente è divertente. Sono ovviamente tutti di una famiglia di profumi rosso e nero, però il sandalo, il vetiver, la cannella, e si va dalla dolcezza alla balsamicità passando da un grandissimo affresco fruttato. In bocca io direi che questo è un vino che effettivamente mette a dura prova. Noi degustatori, quando dobbiamo assaggiarne più di uno, tendiamo a assaggiarli molto velocemente, perché il tannino dopo un po' si deposita sul palato e poi non hanno ancora trovato un modo di ricostituire. Io ho provato col latte, con la grappa, col parmigiano, pizza. L'unica cosa che funziona un po' è il parmigiano, però dopo mezza forma di parmigiano, come dire, alla fine esce fuori a voglia colesterolo. Ecco, non se ne scappa, no? Sì, vabbè, guarda, pari come... Quindi è un vino faticoso da assaggiare, soprattutto in queste condizioni, cioè seduti in una degustazione. Se fossimo a tavola e ci fosse qualcosa nel piatto, ovviamente invece ci starebbe molto bene. Ed è un vino però che, di nuovo, nel mondo di oggi, fateci caso, qualsiasi ristorazione che nasce, ora no, qui in Umbria effettivamente no, se ne salvi, ma ovunque altro la ristorazione è diventata molto metrosexual, cioè tutti questi profumini, queste cosine delicate, il frittino ma appena un velo di fritto, un po' orientaleggiante, no? Tutto molto basato sulle verdure, non è più il tempo degli stracotti, delle brasate, della roba a lunga cottura, con le salse, con il burro, adesso è tutto leggerino, tutto evanescente, tutto fresco, fragrante. E quindi ovviamente i vini cercano di andare dietro. Con questo vino qui non ci potete andare al ristorante cinese, ma nemmeno al thailandese, ma nemmeno, cioè sono vini che effettivamente non c'è detto, ma qualsiasi bistrò nuovo che parte è un fusion di qualche cosa, e non trovate mai un format basato sullo stracotto o sul brasato o sui bolliti, purtroppo no. E quindi questi vini hanno anche questo problema, che finora dice vabbè, ma quando fai il cavallo, quando mai un po'? Certe regioni chiaramente si fa, ma io da quel punto di vista l'Umbria invece è rimasta molto... In Puglia tanto, sì, zona Taranto, zona... Io penso Puglia e anche in Veneto però. A Verona, beh, Fiera dei Cavalli. Finita la Fiera dei Cavalli, cioè, la saga del cavallo in Umbria. Con tutto, mi spiace. Più buono l'asino. Sì, l'asino è vero, buono l'asino. L'asino è molto buono. E salsicce d'asino. Comunque dicevo, l'Umbria, da questo punto di vista, se nascono format comunque sulla carne, la griglia, su, ecco, in questo caso, in questo habitat, il Sagrantino ci sta benissimo. Ovviamente anche con i formaggi, con postazione un pochino più... Ma tu da toscano, no? Con una bella bistecca. Teoricamente oltre, ci starebbe bene al Brunello. No, per esempio il Brunello non ce lo metto mai, perché il Brunello c'ha una caratteristica in comune che tira fuori tanto l'amaro, tira fuori un po' l'amaro e poi ha troppi profumi. La bistecca alla fiorentina invece, per quanto possa essere golosa, c'era, non ha una complessità aromatica, cioè sa di carne, ma in realtà se ci pensate bene è molto tenue. La bistecca fiorentina noi l'abbiamo ottima, nel ristorante abbiamo fatto le prove di abbinarle col sake, con la vodka, e sta meglio a volte con lo champagne, sta meglio con vini meno prepotenti e meno ricchi, proprio perché viene fuori la insospettata delicatezza del profumo della carne alla griglia. Non è un piatto così, quindi il Brunello lo lasciamo per esempio su piatti salsati, con sughi, peposo, stracotto, preparazione in zimino, e invece sulla bistecca è più facile che altri, classico riserva o altre. Per esempio di questi vini qui, i rossi di Montefalco sono vini molto adatti alla bistecca, sono profumati ma non troppo, perché il Sagrantino e il Brunello li montano sopra, cioè alla fine ti resta solo il Brunello o il Sagrantino o l'Amarone e non senti più la carne. Invece con vini come il rosso di Montefalco la bistecca fiorentina sta molto bene, eventualmente riserva, se non ha bisogno di un po' di struttura, però